La sentenza TAR Campania in corso di Giancarlo Cinerazzone e di Cristina Vitale Massimo Antonio in quarto euro 489.000. Chi resta sul terreno, si alza una prenda, approvata all'unanimità dei presenti, 15 voti a favore, con l'uscita del consiglio di Salma. Passiamo al settimo caso, l'ordine del giorno. Dichiarazione avvocato Clemente Maria Insegni. Proposizione azione del premio ambientale dei contratti di società Fibberalto, importo euro 75.000, 216, riconoscimento debito di un bilancio con l'assoluto 71.26.4.2018. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un provvedimento definitivo maturato in seguito al ricorso del decreto aggiuntivo. Abbiamo un parere favorevole reso dal Comune di Isola in data 28/5/2018. Allora, passiamo al voto. Chi resta seduto approva, chi si alza non approva. Approvato la numerità dei presenti, 15 voti a favore.